Castrazione chimica subito. Salvini rilancia la proposta per punire le violenze sessuali. A Palermo queste bestie hanno violentato questa ragazzina. E ora il mondo si chiede come mai questa crisi del maschio. Perché si comporta così? E perché non conosce ancora la mascolinità positiva. E che l'idea che i maschi possono mostrarsi vulnerabili, chiedere aiuto, sviluppare relazioni basate sull'ascolto, il rispetto, il consenso, la cura dell'altro, al di là degli stereotipi di genere. Ogni uomo deve poter scegliere cosa significhi per lui essere maschio. E negli Stati Uniti ci sono dei gruppi di incontro in cui gli uomini parlano apertamente di vulnerabilità, invece il maschio tossico di oggi non lo fa. Come mai? Perché c'è questa crisi del maschio, queste violenze continue che ci sbattono ovunque? Come mai? Ecco, qui abbiamo questo rettile che ci spiega un po'. Ripeto, rettile non vuol dire rettiliani, ragazzi. Comunque, così abbassare il possesso. Ok, il rettile poi ci dice che. Perché lei è da lui, è dalla parte. Lei è dalla parte di lui. Allora, parlare di malati e per questo di castrazione chimica come fa Salvini significa non aver capito nulla della violenza maschile contro le donne, che è un fenomeno strutturale radicato nella cultura patriarcale della nostra società, in cui purtroppo sono imbevuti anche tantissimi maschi sani. Ok, quindi loro, ragazzi, vogliono curarci tutti. Per questa gente qua tutti siamo malati. Che per questa gente qua tutti noi siamo, vediamo che ce la può fare, ecco, ci siamo quasi, tutti noi siamo da curare. Questa è la gente che ci vuole curare, ok? Questa gente qua. 13 paesi europei l'hanno già adottato questa castrazione chimica. E allora differente. Certo, se lo fanno pure gli altri, allora va bene, potete tagliarci il pisello a tutti. Allora, vediamo un po' il perché di tutto questo. Allora, c'è un programma che si chiama Naked Attraction Italia, perché a quanto pare è stato inventato altrove, ma c'è una versione italiana, e dove praticamente tu puoi sceglierti il tuo partner oppure il tuo oggetto masturbativo, perché a questo punto l'altro diventa semplicemente un oggetto da usare per arrivare al piacere, no? Perché effettivamente in questo programma fanno vedere le parti delle persone come se fossimo degli oggetti, e poi magari queste persone qua si scandalizzano, fanno tutte le scioccate quando ci sono i cosiddetti femminicidi, eccetera, no? Dove ci sono queste violenze, eccetera, eccetera. Però dall'altra parte loro programmano ovviamente con la TV le persone, ovviamente non c'è nessuna scusa, c'è nessuna scusa, però perché mi vai a programmare la pecora con questa mostruosità? No, volevo dire, no, il programma, ma anche questo, insomma, non scherzo. Ecco, Nino Palmiero fa un regalo per la festa della mamma. La mamma non si tocca, o forse sì. Cioè, ma grazie al cazzo, come si direbbe in gergo tecnico, che la pecora poi, inondato in un ambiente dove tutto questo viene visto come normale, dove il piacere è tutto, grazie al cazzo, direbbero gli esperti, no? Che poi succedono certe cose. Tu è come se aizzi la pecora e poi ovviamente poi ti sgarra baby, so. E poi ti meravigli, insomma. Ecco, questa gente gli dici quello che devono fare e lo fanno.
Questa gente qua. Lei scrive anche i libri. Ragazze che amano ragazze. Sembrerebbe quasi, che da una parte è come se incitano le pecore a fare certe cose, e poi dall'altra parte si dicono così disperati: oh, ma perché succedono queste cose? Ragazzi, in questa trasmissione, che mi hanno detto addirittura, perché io l'ho visto per sbaglio alle 4 di notte, così facendo zapping. Sì, io ho una TV e ogni tanto la guardo anche, quindi non voglio fare come quelli che dicono: ah, non ho mai visto la TV in vita mia. State buono, dai. E non che la guardo, ovviamente. Potrei guardarla a scopo, ovviamente, antropologico, come si dice. Insomma, mi imbatto in questa orrore qua e, insomma, ho detto: facciamoci invidia, perché tutto il mondo si chiede come mai questo maschio, come mai questa donna, come mai di qua, come mai questa violenza. Ma ci sarà un po' di colpa in questi rettili di merda? In questi rettili di merda che hanno inondato. Infatti, per fortuna, almeno i commenti sono decenti. Programma vergognoso. La famosa paladina dei diritti delle donne, il diritto a scegliere piselli in TV. E attenzione, ragazzi, perché questo video qua, se io dico una parolaccia, YouTube mi toglie questo video a me. Invece, Naked Attraction è disponibile tranquillamente su YouTube. Ma questi sono dettagliucci. Questa è la Meloni. E qui abbiamo lei che ride con altri rettili di libri che parlano di questa roba qua. Una donna che ama una donna. Voglio sapere, vedere, capire come funziona. Le viene il mal di pancia, cioè a stare con un'altra, a leccarsi con un'altra, non so che cazzo fanno questi. Quando sa che sta per vederla, e come la corteggia, cosa le dice, cosa le piace di lei, come fanno l'amore. E questi orrori, nessuno parla di questi orrori qua. Questo qua ha scritto quel libro. Sì, ho detto bene, questo. Questo non è una donna. Uno che scrive una roba del genere non può amare la donna. Però si fingono così, che amano le donne, difendono le donne, e intanto te fanno programmi del genere. Ma vediamo piuttosto con gli occhiali spirituali, che solo Dio ti può dare, la vera faccia di queste persone. E io lo so che tu non, molti di voi purtroppo, e non vedono solo questo qua, il mondo a colori, bellissimo. Quando avrai messo gli occhiali spirituali, che Dio ti potrà dare, anche nel film They Live, dove erano questi occhiali che ti facevano vedere veramente la realtà? In una chiesa. E queste sono le loro vere facce. E se vogliamo andare in dettaglio adesso, questa è la sua vera faccia di Nino. E no, perché qui c'è il Papa che si preoccupa di il cambiamento climatico. Il cambiamento, no, la guerra, tutte queste cose qua. Intanto qua, perché la Chiesa dovrebbe fare la parte morale, diciamo, ammettiamo che la TV non è compito della TV, del sistema, di pensare al bene, al male. Ma la Chiesa, cosa dice la Chiesa di Naked Attraction? Cosa dice la chiesa di Naked Attraction? Dove questi qua, col pisello da fora e con la patata da fora, si scelgono, guardando solo una parte del corpo, si scelgono. Ma come mai il Papa non dice niente di Naked Attraction? Come mai tutte queste donne che sono per queste...
Oh, queste donne, questi femminicidi. Come mai nessuno parla di Naked Attraction? Come mai? Siete ridicoli! Cioè, io veramente, non, come cazzo fa, come hanno il coraggio di parlare quando c'è una trasmissione del genere? Io non voglio fare il santo, non sono un santo, ovviamente. Ma mi fa schifo l'ipocrisia. Cioè, che da una parte fanno finta di essere, ah, guarda questo, ah, dobbiamo castrarli, dobbiamo tagliargli il pisello, eccetera. E dall'altra parte, è ovvio. Io per quanto ti posso, diciamo così, tentare, l'uomo dovrebbe avere la capacità di dire no al diavolo, no? No. Ma ovviamente questo non si riesce a fare ormai se la società intera ormai non sa più cosa è Dio, no? Ok. Finiamo il sermone per oggi, ragazzi. Alla prossima.